I punti vendita, ma vorrei fare una brevissima carrellata sulla centralità del punto vendita. Mi direte, beh, non c'è bisogno del signor Fabris che venga a dire una cosa di questo genere, però il punto vendita, beh, anzitutto è sbagliato il nome, perché vendita è riduttivo, come è riduttivo parlare di distribuzione. Il punto vendita, se lo si gestisce in maniera strategica, è tante cose in più e di diverso. Anzitutto è una straordinaria macchina per comunicare, però bisogna farlo comunicare. Io vado in una quantità di punto vendita molto belli, spesso anche disegnati da grandi architetti, ma sono afoni, non comunicano. È una piattaforma relazionale, il posto dove la marca si pone in relazione con i consumatori e dove spesso i consumatori si mettono in relazione fra loro. È un forte erogatore di servizi, introduce una quantità crescente di tecnologia e di innovazione. Questo è un dato importante. Pensiamo quanta a livello della GDO, per esempio, quanta innovazione c'è stata nei sistemi di pagamento. È un dato, se prima l'innovazione era qualcosa che era in mano alla marca industriale, era una sorta di monopolio, adesso in parte lo vedremo con i prodotti a marco, in parte con altre innovazioni, sempre di più lo si percepisce come egemone o leader in quest'area, entra in aree che sono preclusi alla marca, sono nicchie di mercato, il biologico, il commercio ecosolidale, i prodotti del territorio, però la Private Label ha avuto una capacità di reazione, di entrare in questi che sono segmenti emergenti che la marca industriale non ha avuto. Tra l'altro, questi sono quattro grandi fattori nella scelta. Vediamo che è aumentata la competenza da parte del consumatore, il piacere dello shopping, mentre il dovere e lo stress sono diminuiti. Vado avanti qua perché non vorrei perdere. È nel punto vendita che si realizzano gran parte delle decisioni che il consumatore trasformerà in acquisti. Una costante, le ricerche ce lo dicono, uno switch di decisioni di acquisto proprio nel punto vendita e un incremento del tempo dedicato allo shopping, in parte perché voglio trovare l'alternativa più conveniente, in parte magari è solo un window shopping, spesso lo shopping è un'attività considerata gradevole. Si avvalora la tesi per cui il prodotto, nella sua solo funzione d'uso, è nella maggior parte dei settori merceologici il 50% della motivazione d'acquisto del consumatore. Il resto è il punto vendita. A me è capitato, queste sono quattro esperienze recenti che ho fatto in giro per il mondo, ce n'è alcune anche più importanti come con Armani, dove per esempio il punto vendita, che era il posto dove si metteva il prodotto nella maniera più suggestiva, oggi sta diventando il grande asset strategico. Così è per Apple questo negozio a Manhattan, per D&G, per Tod's a Tokyo, per Prada ancora a New York. Vengono utilizzate però come se fossero degli ipertesti, come se fossero veramente delle sorta di enciclopedia, ad esempio, dei valori che mi offre la marca. Concludo con il punto vendita, diciamo, è un messaggio oggi, è comunicazione, è un momento di socialità, è un luogo di veramente magnetico, è una piattaforma relazionale. Però questo va giocato, altrimenti, ripeto, è una grande potenzialità. Io un messaggio che vorrei rivisitare a chi ha punti vendita, a chi ha insegne, di fare una specie di communication auditing, una specie di check-up delle virtualità
che il punto vendita comunicative, e come spesso non avere un punto vendita fono o uno che comunica costa esattamente, lo stesso. Quali sono il massimo della soddisfazione che viene fatto? Il centro commerciale, lo sappiamo adesso in questo momento, è un po' una specie di dendorato per il consumatore italiano. L'ipermercato sorprendentemente alto in termini di preferenze, sorprendente, ma adesso vorrei dire, la posizione della farmacia, che probabilmente è il più vecchio e più anacronistico di tutti i punti vendita. Però come consumatore, se io vado dal farmacista e gli dico c'ho mal di denti, mi dia qualcosa, questo lo fa rapidamente senza quindi è più la differenza col disservizio del servizio pubblico che non delle capacità che ha questo punto vendita, e così a decrescere. I consumatori, questo è qual è il per la spesa di prodotti alimentari di uso quotidiano, il punto vendita che frequenta più spesso. Vediamo i grandi supermercati, gli iper, i piccoli supermercati, e a viandare fino ai negozi al piccolo dettaglio. Circa il 71% degli italiani ha un'insegna di riferimento che frequenta più spesso. Quali sono le ragioni per cui viene frequentata più spesso? Tre quarti dicono perché ha un assortimento migliore, trova i prodotti e le marche che preferisco, una percentuale molto analoga, un ambiente che mi piace, che mi fa sentire a mio agio, e così a decrescere la migliore offerta di prodotti freschi, un ottimo servizio e via dicendo.